Con 24 voti a favore e 13 contrari, il Consiglio regionale ha approvato la terza variazione al bilancio di previsione 2022-2024. Durante la votazione sono stati approvati una serie di emendamenti presentati dal presidente della Giunta, Eugenio Giani. Arte dalla Ceca Humanitas a un mondo di pace, è stata inaugurata la mostra di Rossella Baldecchi al Centro Expo di Palazzo del Pegaso con la donna protagonista. Al centro dei lavori dell'Aula di Palazzo del Pegaso, la terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e gli interventi normativi collegati, illustrati dal presidente Giacomo Bugliani del PD, dopo la seduta della Commissione Affari Istituzionali dedicata all'esame degli emendamenti. La variazione più significativa è rappresentata dalla revisione del livello complessivo dell'autorizzazione all'indebitamento. Con 24 voti a favore e 13 voti contrari, il Consiglio regionale ha approvato la variazione. Sentiamo Giacomo Bugliani del PD. Il Consiglio regionale ha approvato una variazione di bilancio la cui caratteristica principale è senza dubbio quella della riduzione dell'autorizzazione all'indebitamento. Oltre 120 milioni in meno di autorizzazione all'indebitamento per l'anno corrente dovuto al fatto che ci sono una serie di spese di investimento che vengono tutte spostate sulle annualità successive. Tuttavia, questa manovra presenta alcuni tratti importanti, molte linee di finanziamento che in parte vengono effettuate mediante appunto autorizzazione all'indebitamento e dall'altra mediante strumenti diversi da quelli del ricorso al credito. Una manovra importante che cerca di dare risposte a molti settori nei quali si manifesta il governo del nostro territorio e che soprattutto mira a garantire da una parte una sanità efficiente, dall'altra a continuare nel percorso di tutela dell'ambiente del nostro territorio e dall'altra ancora fa molti e seri investimenti nel settore della cultura, nel settore dell'istruzione e della garanzia che si deve dare ai servizi all'infanzia. La Giunta è intervenuta come ogni anno, afferma Cristina Giachi del PD, per finanziare le istituzioni culturali e si dice orgogliosa per i finanziamenti a un comparto che è strategico e che dà lavoro a migliaia di persone. Sì, è la variazione che come al solito vede la cultura protagonista dei finanziamenti e sono i finanziamenti ordinari per il funzionamento delle grandi istituzioni culturali di livello regionale e delle associazioni, un settore che impiega migliaia di lavoratori e lavoratrici che erano e sono in trepidante attesa di questa variazione per poter serenamente far fronte ai bilanci e alle attività che hanno finanziato in questo anno. Elisa Tozzi, del gruppo misto Toscana Domani, ha invece evidenziato le proprie perplessità sulla variazione, definendo atti del genere incomprensibili. Una variazione di bilancio che naturalmente non si discosta rispetto a quello che è il motivo trainante di due anni di mandato, ovvero una totale assenza di programmazione, misure estemporanee, misure che sostanzialmente denotano una totale mancanza di visione sul futuro della Toscana. Non c'è niente per le imprese, non c'è niente per le famiglie, non c'è diciamo un ricorso anche all'indebitamento e quindi alla contrazione di mutui che possa giustificarsi nell'ambito di interventi strutturali importanti. Ecco perché naturalmente su questo noi esprimeremo totalmente un voto contrario. Rimangono ancora dei capitoli aperti, il capitolo del bilancio della sanità, ancora non sappiamo esattamente l'entità delle risorse che ci saranno, si cerca di scaricare le incertezze sui bilanci, sulle politiche del governo, quando in realtà sembra che arriveranno altri fondi, c'è ancora aperta la questione delle società partecipate, c'è sostanzialmente un caos che naturalmente abbiamo visto esprimersi al massimo anche nella difficoltà, in quello che io ho definito quasi uno psicodramma, di approvare poi in commissione questa variazione. Segno evidente che c'è anche naturalmente una crisi politica dietro a questi provvedimenti che naturalmente noi stentiamo a definire manovre finanziarie che non tengono assolutamente conto nemmeno del contesto socio-economico che pure IRPET ha delle
sottolineato con una certa chiarezza. Ancora manca diciamo una sostanziale cronoprogramma certo su quello che è l'impiego delle risorse, soprattutto del PNRR, che anche questa è una voce importante perché si tratta comunque di una spesa pubblica che in qualche modo dovrebbe essere destinata ad investimenti duraturi. In realtà ciò che appare è che in Toscana si continua ad indebitarsi per fare opere che in realtà poi non tengono conto minimamente di una prospettiva e di un consolidamento futuro anche della nostra, del nostro patrimonio regionale. Quindi un giudizio negativo a tutto campo. Preoccupazione anche da parte di Marco Casucci e Marco Landi della Lega, quest'ultimo in particolare sulla sanità. Siamo coerentemente e fortemente contrari a questa variazione di bilancio e al provvedimento di interventi ad essa relativo. Innanzitutto non ci è piaciuto il metodo, perché la manovra è stata approvata dalla Giunta il 17 ottobre ed è arrivata in Consiglio soltanto l'8 di novembre. In prima commissione abbiamo fatto le corse per studiare in modo approfondito gli atti. Quando poi abbiamo visto per motivi politici di tenute della maggioranza addirittura 3 rinvii. Il presidente Gianni continua ad avere una concezione aristocratica dell'attività di governo, come se i rappresentanti del popolo fossero dei meri obliteratori delle proprie decisioni. Così non va. Siamo ancora molto preoccupati in merito allo sbilancio che riguarda la sanità, questo buco che ci portiamo dietro ormai dal 2019, che non riguarda soltanto l'epoca Covid, non riguarda soltanto quelli che devono essere i finanziamenti che devono arrivare dallo Stato. Ancora ieri all'interrogazione che ho presentato come portavoce dell'opposizione, alla quale doveva essere data risposta ben 2 settimane fa, alla quale poi non è stata data risposta per iscritto nei 3 giorni così come prevede il regolamento, ieri finalmente in aula il presidente Gianni ha preso in mano questa interrogazione leggendola sul momento e di fatto non dando una risposta alle domande che gli avevamo posto. Domande importanti, perché noi chiedevamo dei dati in merito appunto allo sbilancio che riguarda la sanità, una problematica che Gianni stesso ha trattato anche in prima commissione parlando di questo buco che va ben oltre i 500 milioni di euro e sicuramente non ci rassicura il fatto che lui non abbia dato notizia in merito innanzitutto alla situazione attuale. Non ha detto chiaramente che non ha intenzione di aumentare le tasse, quindi di mettere ancora le mani nelle tasche dei cittadini per pareggiare questo sbilancio, e soprattutto non ha detto qual è la situazione attuale degli interventi che si stanno portando avanti su questo tema. Un tema importante perché giusto oggi l'Ordine dei Medici di Firenze ha incontrato l'assessore alla sanità dicendo che la crisi del pronto soccorso è soltanto la punta dell'iceberg, e quindi tutte le sollecitazioni che ci arrivano dall'Ordine dei Medici, che ci arrivano dall'Ordine degli Infermieri, le liste d'attesa lunghissime, quindi le sollecitazioni, le mail, i messaggi che ci arrivano dai cittadini che per fare delle visite devono attendere anche dei mesi, e in tutto il territorio toscano questa problematica è veramente importante. Purtroppo come opposizione noi cerchiamo in maniera costruttiva di dare delle risposte ai cittadini, ma queste risposte da chi ci amministra non arrivano. Manca una visione, una programmazione anche sulle infrastrutture, ha affermato Massimiliano Baldini della Lega. In particolare la Lega ha speso molte energie nell'evidenziare che a seguito della variazione di bilancio ci dovesse essere un aggiornamento del DEF, così come è previsto dalla legge 1 del 2015. Noi abbiamo mandato una lettera al Presidente del Consiglio per richiamarlo su questo aspetto e lo abbiamo evidenziato nel corso della Commissione Controllo, aprendo un dibattito su questo e evidenziando anche che lo stesso regolamento del Consiglio regionale e lo statuto richiamano a più riprese la necessità che ci sia un coordinamento su queste normative. Secondo Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle appare evidente che siamo di fronte a provvedimenti spot, una tantum, senza una vera programmazione.
Si conferma l'impressione che la Giunta operi con interventi a spot, senza una vera programmazione che porti a una crescita economica della Regione Toscana, ma soprattutto non si capisce nemmeno in base a quale ordine di priorità vengono dati questi finanziamenti. In questo caso si tratta soltanto di rimandare ai prossimi anni delle cifre che non sono state ancora utilizzate, ma c'è anche delle cose straordinarie, ossia stanziare 12 milioni di euro per le bonifiche del SIN-SIR di Massa dopo che la Regione è riuscita a perdere i 17,8 milioni di euro stanziati dal Ministero, dal MITE, a causa di una sua endemica inerzia. E non solo, sono stati stanziati 10 milioni di euro per l'incremento dei costi dell'energia all'ospedale di Cisanello, ma non c'è notizia di tutti gli altri ospedali della Toscana. Stessa cosa per le opere infrastrutturali per le quali è stato previsto un aumento dei costi delle materie prime, ma non per tutte, quindi viene quasi a mancare un principio di equità per tutte le opere infrastrutturali che sono in programma. Quindi ora aspetteremo la replica del Presidente Gianni che ci dica che cosa prevede al riguardo. In ogni caso quello che rimane è sostanzialmente un'impressione di grande improvvisazione, anche perché eliminare 10 milioni di euro dalle spese del personale vuol dire non essere in grado di fare un'adeguata programmazione, perché il costo del personale si sa qual è, c'è uno storico e soprattutto si sa che andrà in pensione. Sulla questione del metodo è tornato il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli. Stendiamo intanto un velo pietoso e speriamo sia l'ultima volta che lo dobbiamo stendere sulle modalità con le quali la Giunta Giani pretende che le opposizioni vivano il Consiglio regionale della Toscana. È arrivata una variazione di bilancio che è composta da 49 articoli, diventati ieri sera poi 53, sono stati consegnati nella sua versione definitiva ai consiglieri ieri alle 15, chiedendoci stamattina di votarli, dopo che c'erano stati concessi 8 giorni scarsi per poterli discutere, motivando gli 8 giorni con la massima urgenza. In 8 giorni non si legge un bilancio, non si legge un bilancio fatto come questo. Detto questo, nel merito il bilancio è un bilancio, come ho già detto, che rimanda tutti gli investimenti sulle opere infrastrutturali al prossimo anno, probabilmente il prossimo anno lo rimanderemo a quello dopo e così via, che parla di una serie di interventi puntuali, probabilmente utili, ma che non siamo in grado di giudicare perché non è stato possibile approfondire il bilancio, ma sono interventi puntuali, sono interventi limitati ad alcuni comuni, scelti con un criterio che non sappiamo. Il capogruppo Stefano Scaramelli invece annuncia il voto favorevole di Italia Viva. Un atto molto importante che Italia Viva ha sostenuto con forza, perché in questa misura finanziaria vengono finanziati interventi molto importanti nei territori, a partire dal sistema sanitario per arrivare a interventi ormai necessari in molti comuni, riguardano le palestre scolastiche, riguardano impianti sportivi, riguardano teatri, cinema, il sostegno per esempio ai comuni che devono fare interventi urgenti, pensiamo a quello di Montepulciano sulle mura o altri comuni che necessitavano urgentemente di risorse. La Regione Toscana si fa trovare pronta nel sostenere le richieste che arrivano dai territori, Italia Viva è stata determinante per portare questo atto in aula, rivendichiamo il nostro ruolo in maggioranza e su questo lo stiamo rivendicando in termini anche politici per attuare, dopo 2 anni di mandato, una nuova programmazione che possa rideterminare lo slancio nuovo per quanto riguarda un mondo che è cambiato rispetto alle questioni energetiche, dei rifiuti. Pensiamo al sostegno alle imprese, abbiamo portato un fondo a sostegno di quelle imprese che ancora faticano dopo l'esperienza del Covid e che hanno problemi a pagare le bollette, quindi siamo soddisfatti di questa manovra di bilancio che abbiamo voluto fortemente essere approvata in queste settimane perché appunto potesse provare e produrre degli effetti fin dai primi mesi del 2023.
Penso che la Regione debba investire su asili nido, impianti sportivi, edilizia popolare senza interventi arbitrari e discrezionali, attacca Diego Petrucci di Fratelli d'Italia. Una variazione di bilancio che di fatto ci delude tantissimo, perché noi riteniamo che un ente legislatore di programmazione come la Regione Toscana dovrebbe fare interventi con una visione generale. Dovremmo finanziare gli impianti sportivi, dovremmo finanziare la cultura, i teatri, dovremmo finanziare gli alloggi popolari, non quell'impianto sportivo, quel teatro, quella scuola, perché riteniamo che così si faccia male il lavoro di legislatori. L'ultima variazione di bilancio non è il luogo della visione e delle strategie, ha detto il capogruppo del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli, ma degli aggiustamenti. Ci sono delle esigenze oggettive sulle quali dovremo mantenere lucidità e oggettività per unirci nelle richieste da fare. È una manovra che, come tutti gli anni, essendo l'ultima variazione, interviene per correggere quelle che sono state le situazioni impreviste che si sono verificate durante l'anno rispetto alla programmazione iniziale di bilancio, e anche per dare risposta a quelle che sono le esigenze che sono emerse nell'ultima fase dell'anno. I grandi beneficiari di questa variazione di bilancio sono la cultura e la sanità pubblica, e credo che queste sono due priorità che la Giunta e che la maggioranza in Regione ha ben presenti. Il resto, come dire, fa parte della dialettica della polemica politica. Ho sentito parlare di programmazione, di visione. La variazione di bilancio è il luogo degli aggiustamenti, la visione, la programmazione avviene con il programma di governo che abbiamo approvato 2 anni fa e con i bilanci di previsione annuali. Quindi ora, in fine anno, discuteremo anche di quelle che sono le problematiche che devono essere affrontate per dare risposte alle comunità toscane e al territorio della Toscana. Noi abbiamo da approvare il piano regionale di sviluppo, il piano dei rifiuti, l'aggiornamento del piano integrato delle infrastrutture e della mobilità. Su questo c'è un'attenzione e anche un confronto all'interno della coalizione per dare le migliori risposte in una fase difficile che anche la Toscana sta attraversando. Infine, la soddisfazione del presidente Eugenio Giani per una variazione di bilancio destinata prevalentemente al sostegno per le attività culturali. L'ultima variazione di bilancio consente di inquadrare quello che è stata l'attività economico-finanziaria della Regione Toscana. Il fatto di avere solo 3 variazioni di bilancio in un anno dà conferma della ottima attività di programmazione che c'era nel bilancio che approvammo alla fine del 2021, il bilancio di previsione 2022, e questo quindi conforta la correttezza, la serietà, la forza dell'azione amministrativa della Regione Toscana. Questa è una variazione di bilancio che si è rivolta soprattutto al sostegno alle attività culturali. 4/5 della spesa corrente che è stata prevista è stata per le attività culturali, come sempre l'ultima variazione di bilancio. E devo dire che anche dalla mancanza di rilievi su queste politiche culturali che è venuta in Consiglio, ne traggo lo stimolo del ben fatto rispetto a quello che è la politica di sostegno alle biblioteche, ai musei, alle fondazioni liriche, alle fondazioni teatrali che la Regione Toscana ha messo in campo. È stata inaugurata al Centro Expo di Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, la mostra della pittrice pistoiese Rossella Baldecchi, Cieca Humanitas, titolo che nasce da quell'atteggiamento di indifferenza, di superficialità, in cui troppe volte ci nascondiamo per non vedere e non sentire le sofferenze e i dolori che, in particolare, troppe donne del nostro tempo vivono sulla loro pelle. Al centro della mostra c'è senza dubbio la figura della donna. Sentiamo Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana.
Stupenda, sono felice davvero di poterla ospitare in Consiglio regionale, manda un messaggio fortissimo, un messaggio proprio in questa settimana, che è la settimana contro la violenza sulle donne, ci dice attraverso gli sguardi di tante donne che ognuno di noi deve fare la sua parte per superare quelle violenze che spesso colpiscono le donne. Lo fa attraverso immagini semplici, con colori che arrivano al cuore, e lo fa anche con personaggi che circondano, le farfalle, gli uccellini, che danno il senso di quella libertà perduta e quella libertà da ritrovare. Allora, compito delle istituzioni, della politica, è mantenere alta l'attenzione su questo tema. A volte non ci si rende conto che eventi di violenza domestica avvengono anche nelle porte vicino alle nostre case. Ognuno di noi può fare la sua parte, e oggi attraverso questa mostra stupenda si manda un messaggio molto forte alle cittadine e ai cittadini della Toscana, e mi auguro che in tanti possano venire a visitarla. Grande emozione anche nelle parole dell'artista Rossella Baldecchi. Per me è una emozione davvero grandissima. Sono felicissima di tornare in questo palazzo, anche se è una nuova sede. Questa sede è decisamente meravigliosa. Sono felice di portare le mie ultimissime opere. Alcune di queste le ho realizzate proprio in questo mese, e sono opere che parlano della nostra contemporaneità, parlano dei messaggi che io desidero trasmettere. Sono messaggi, anche alcuni di questi, molto forti, molto potenti, ed hanno al centro di tutto la donna. E racconto l'universo femminile con diverse sfaccettature, che sono poi quelle della nostra vita quotidiana, di donne che vivono magari anche in condizioni di grande difficoltà, come le guerre che abbiamo intorno a noi. E quindi non posso che essere felice di vivere questo momento circondata da tante persone e anche da tanti amici. Grazie infinite. Un futuro spinto anche dalle emozioni che trasmette l'arte, come ha sottolineato la consigliera regionale Federica Fratoni, che ha voluto in Consiglio regionale la mostra dell'amica artista. Sì, io sono particolarmente felice che in queste sale bellissime del Consiglio regionale esponga Rossella Baldecchi, perché il linguaggio di Rossella è un linguaggio prima di tutto universale, l'arte in sé è un linguaggio che parla a ciascuno di noi, ma devo dire che lei rintraccia delle cifre di semplicità e di sensibilità, appunto di umanità, che sono, si trasformano in messaggi di straordinaria potenza. Le donne da un lato sono coloro che vivono più di altri le conseguenze di fenomeni negativi, pensiamo alla pandemia, alla perdita dei posti di lavoro, pensiamo purtroppo ai tragici anche omicidi di questi giorni, ai femminicidi dei quali sono vittime, ma le donne sono anche l'elemento di riscossa e di salvezza per il futuro, e Rossella sa interpretare tutto questo con grandissima efficacia, quindi una mostra anche che ci richiama alla bellezza come cifra di salvezza, appunto un ritorno alla natura, alla semplicità, e un investimento, come lei ha detto, sulle giovani donne, che sono sicuramente il futuro davanti a noi, sulle quali investire tutto quello che possiamo. Sulla stessa lunghezza d'onda, la presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, Francesca Basanieri. In questa settimana, che è la settimana del 25 di novembre, questa mostra è molto bella ed efficace. Le donne che racconta Rossella sono donne sicuramente vittime di violenza anche a livello internazionale, sono bellissime le immagini delle ragazze afghane o anche ucraine, ma sicuramente una donna che dà speranza e coraggio. Le sue immagini appunto raccontano di una donna che è in grado di generare la vita, ma anche di dare di essere una possibilità di crescita non solo per se stessa, ma anche per le nuove generazioni. Quindi veramente un messaggio importante di coraggio e di speranza in questa settimana, credo che sia molto efficace. La sua arte è veramente molto bella e vi invito a venirla a visitare. All'inaugurazione della mostra è intervenuto anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Il presidente ha inserito questa esposizione nel contesto delle iniziative della Giunta La Toscana delle Donne.
È una mostra che si inserisce nel contesto delle iniziative che dal 20 al 25 di novembre, giorno di ricordo in tutto il mondo, del contrasto che tutti dobbiamo adoperarci a mettere con energia e forza contro la violenza alle donne, i femminicidi, le molestie, i soprusi. Cinque giorni che la Regione Toscana vuol vivere a tutto tondo, riflessioni sul ruolo della donna nell'economia come nelle istituzioni, nella cultura come nello sport, ma anche con iniziative che danno il senso per cui la Toscana è famosa nel mondo, ovvero l'arte. E la mostra centrale di questa cinque giorni dedicata alla donna, la Toscana delle donne, è il titolo con il quale abbiamo organizzato più di 20 eventi, è questa di Rossella Valdecchi, nello spazio che vuol ospitare e esaltare gli artisti toscani che maggiormente si caratterizzano per la loro abilità, creatività. E in questo caso questa giovane artista pistoiese l'abbiamo voluta a simbolo di quello che sono i valori che vogliamo appunto rappresentare, a tutela, a difesa, ad affermazione e valorizzazione del ruolo della donna nella società toscana.